Buongiorno, fa freddo! Vorrei stare sotto le coperte, ma non posso. Spero non si veda mentre mi sto grattando gli estivi in questo momento. Oggi sono solo fino all'ora di pranzo, dunque ne approfitto per fare qualcosa di salutare e costruttivo. Una corsa con una bionda tanto isterica quanto muscolosa appena incontrata. Mi ha preso, no! Ma perché le corro così veloce? Che devo saltare. Boom! Comunque non ce l'avrei mai fatta se non le avessi tagliato la strada fin dall'inizio. La corsa sembra più una maratona perché Yuri è già tornata ed è già l'ora di pranzo. Spaghetti al pomodoro e melanzane con. Questo formaggio grattugiato è fatto con formaggi newzelandesi o australiani. Sono abbastanza sicuro che sia colpa del formaggio in polvere, ma inizio ad avere delle allucinazioni. No, ma c'è ancora il letto da fare. Yuri, non avevi detto che facevi il letto? Dai, forza, guarda qua, ancora non è fatto, va. Per non pensarci troppo, mi metto a piegare delle cose e finiamo di trapiantare l'ultima piantina di pomodori in un sacco per piante. Scusate il volutissimo gioco di parole. Mentre monto il video, Yuri mi chiama disperata. Questo? Dove? Sono uova radioattive? Mi sembrano a posto. No, semplicemente un po' esteticamente brutte. Noi non siamo mica persone che giudicano dall'aspetto. Anche perché adesso lo assaggiamo. No, buono, buono, buono. Salto la cena perché il lavoro prima di tutto, mica la famiglia. Ma di certo il dolce no. Cosa hai preparato, Yuri? Che cos'è questo? Castella. E che è il castella? Castoro. Castoro? Castello. No, è castoro. Il castella, castella, anche detto torta castella, è un dolce giapponese simile al pan di Spagna. Il suo nome deriva dal portoghese pão de castela. E significa pane della Castiglia. Questo tu, mangia, mangia, mangia. E questo? Questo mio. E gli avanzi bordi. Bau, bau, mangia, bau, bau.